Bene ragazzi, bentornati qui con questo secondo episodio della nuova carriera su FIFA 17. Nel primo episodio abbiamo visto poco del calciomercato perché abbiamo fatto una presentazione di tutte quelle che sono le caratteristiche varie, le novità di questa carriera e poi abbiamo visto il torneo che comunque siamo riusciti a vincere con discreta semplicità, ma come ogni torneo estivo insomma, del precampionato con il nostro Leicester. In questo episodio ovviamente ci concentreremo molto di più sul mercato e sicuramente giocheremo anche la Community Shield contro il Manchester United. Tra l'altro, la cosa buffa è che noi siamo Leicester, ma la maglietta che ho io è del Manchester, vabbè. E quindi concentriamoci prima di tutto sul mercato, perché prima di giocare questa partita le cose da fare sono tante. Vi ricordo che P-Quadro ci ha praticamente imposto questo obiettivo del centrocampista, che poi dovrà anche andare a sostituire Kanté e quindi ci farebbe comodo. Io comunque la rosa che avrei deciso di mettere dal primo minuto, insomma, o comunque dall'inizio in questa carriera, a parte qui sono tutti stanchi, sarebbe questo 4-3 è ok. Tra l'altro Mahrez, che è infortunato, forse salterà, se non ricordo male, la partita contro il Manchester, e quindi dobbiamo anche trovare magari un giocatore da prendere al posto di Mahrez, anche perché lui non può giocarle tutte, quindi adesso vediamo un po'. A centrocampo King parte dalla panchina, Drinkwater e Mendy sono gli esterni e il giocatore davanti alla difesa, un po' alla De Rossi per capirci, è Emerty. Tra l'altro correggetemi nelle pronunce se le sbaglio, ma ok. Detto questo, Johnson è ancora titolare perché aveva dovuto saltare per infortunio, è ancora infortunato Simpson, quindi abbiamo già due infortunati. Ed io una considerazione che ho già fatto molto spesso e che purtroppo viene sempre riconfermata sono gli infortuni, perché proprio a Romix spesso ci scherzavamo io e gli altri ragazzi durante le partite, però è vero, io speravo che in carriera non fossero così accentuati gli infortuni, invece abbiamo già due infortunati in meno di un mese. Voi comunque mi avete consigliato anche giocatori interessanti e adesso cominceremo subito a trattarli. Ad esempio, il titolare a sinistra momentaneamente è Musa, però qui ho i commenti dello scorso episodio. Voi mi avete consigliato esterno sinistro, mi avete consigliato alcuni esterni sinistri, tra cui, e lo conosco molto bene anche perché l'avevamo preso nella carriera su FIFA 14, potremo prenderlo comunque in questa carriera perché non siamo più allenatori della Roma e quindi potrebbe essere anche realistico, Keita Balde. Realisticissimo, tra l'altro, intanto salutiamo Snoopy che ci fa sempre compagnia in sottofondo, insomma in sottofondo non si può sentire in realtà perché non è in sottofondo Snoopy. Keita che sta attraversando, tutti lo sappiamo se seguiamo un minimo il calcio nella realtà, insomma, sta attraversando un periodo non stupendo con la Lazio. Infatti si parla di una possibile cessione a gennaio dopo quello che è successo di ambiguo e terrificante quest'estate, con Keita che addirittura non si era presentato al ritiro. E quindi potrebbe starci comunque una sua partenza in Premier League, ce lo vedo, effettivamente ce lo vedo, sono sincero. E quindi noi chiediamo informazioni alla Lazio per Keita, che comunque, almeno al gioco, penso sia un giocatore quasi insostituibile per loro, e quindi vediamo. Poi l'altro giocatore per cui mi avete detto di chiedere informazioni, e vediamo un po', io non lo conosco francamente, però potrebbe essere quel nostro centrocampista di cui parlavamo, è questo Willian Cyprien, o comunque Wylan Cyprien o Cyprien, non lo so, ditemi voi la pronuncia, io lo chiamerò Cyprien perché è simpatica come pronuncia. Che è un centrocampista del Nizza, qui mi dite duttile e tuttofare, fortissimo nei tiri da lontano. E quindi speriamo bene. Noi lo cerchiamo e chiediamo informazioni. È appena arrivato a Lens, però. È appena arrivato a Lens e quindi è un problema. Qui mi dispiace l'Ajax che me l'hai consigliato, però purtroppo non possiamo prenderlo quantomeno a titolo definitivo. Possiamo provare col prestito, però capite bene che è un po'. Cioè, non penso ce lo lasciano col prestito. Comunque è appena arrivato. Noi ci proviamo, magari poi clamorosamente riusciamo anche ad acquistarlo. Voi comunque continuate a consigliarmi i giocatori perché in questo episodio andremo sì avanti col mercato, ma non lo finiremo. E quindi è normale che anche nei prossimi episodi, soprattutto nel prossimo, potremo, ecco, infatti dicono di no qui, potremo anche puntare a qualche altro giocatore che mi consigliate sotto questo episodio. Continua intanto a rifiutare anche Florenzi, mentre la Lazio dice che per Keita partono da 20 milioni praticamente. Noi offriamo 10. Offriamo 10 milioni alla Lazio, vediamo un po' cosa dicono. Vediamo anche se c'è qualche giocatore da scambiare. Alle brutte abbiamo Ochoa da scambiare con la Lazio. Magari inseriamolo come contropartita e ci possono anche cascare, secondo me. Cioè, il famoso magari ci cascano, perché secondo me è così, almeno per quanto riguarda questi giocatori. Allora, adesso però sta continuando a rifiutare in maniera anche un po' fastidiosa Florenzi, che non vuole muoversi da Roma a quanto pare, perché lui continua a dire modifichiamo l'offerta, però in realtà io sto modificando l'offerta per quanto posso,
ma niente di fatto, ti la rifiutare. E quindi a questo punto, senza perdere troppo tempo su Florenzi, io andrei su Bellerin, anche perché in molti, anche sotto lo scorso episodio, me l'avete consigliato Bellerin, senza sapere di fatto che io l'avessi avessi già provato. Per scorso episodio, in questo caso intendo l'episodio 0, e quindi quello di presentazione, voi non sapevate che io ovviamente nel primo episodio sarei poi andato a puntare Bellerin, me l'avete comunque consigliato, quindi evidentemente è un giocatore che piace molto anche a voi. E quindi adesso noi ci torniamo su Bellerin, perché penso sia anche scaduto il tempo della trattativa che avevamo iniziato con l'Arsenal. Trattativa che comunque stava andando a buon termine, perché a noi di fatto mancava solamente l'ok del giocatore, che era arrivato praticamente, quasi arrivato, se non ricordo male. Però ovviamente noi eravamo incerti e volevamo Florenzi. A questo punto per Bellerin offriamo 20 milioni, non ricordo quanto avevo già offerto, quindi partiamo da 20 milioni secchi, e comunque sarebbe un ottimo titolare. Continuiamo ad avanzare col calendario, poi dovremo anche cercare un sostituto di Mahrez, almeno momentaneo. Accetta l'Arsenal intanto, e quindi andiamo a puntare il giocatore. La Lazio dice che è troppo bassa, non sono interessati a Uchoa, magari vogliono semplicemente di più. Simpson fortunatamente è guarito dall'infortunio, quindi comunque il terzino ce l'abbiamo, contro il Manchester ci servirà, ragazzi. Allora, io provo a offrire a questo punto 15 milioni e mezzo più Uchoa, anche perché sono sicuro che per Uchoa non arriveranno offerte, quindi se possiamo risparmiare quei 5 milioni scarsi anche, dandolo alla Lazio, non è niente male come cosa. Andiamo un attimo a controllare però su rete mercato globale se ci sta trovando dei centrocampisti interessanti, perché di fatto a noi quello importa. Lui è specialista di calci di punizione, 22 anni, non è niente male, quindi per lui chiederei un attimo informazioni, anche perché ha tanto margine di crescita. Poi addirittura c'è questo Junuzovic del Werder Brema, che mi sembra già più affermato come giocatore, anche perché ha 28 anni. Lui anche è specialista calci di punizione, e anche per lui chiediamo informazioni al club tedesco. Ho chiesto anche informazioni per Pellegrini, altro giocatore che mi avete consigliato voi, per il centrocampo, perché ovviamente è il ruolo dove secondo me servono innesti, perché per carità, la coppia di titolari, la coppia poi, i tre titolari ce li abbiamo, però convincono poco secondo me, quindi meglio averne sempre di più. Tra l'altro ricordiamoci anche qui di fare gli allenamenti, carica sessione precedente. Altra cosa che volevo dirvi, ho chiesto informazioni giusto per mantenere la nostra tradizione con a Martin Odegaard, anzi al Real Madrid, per Martin Odegaard, che ovviamente mi piacerebbe tanto riportare sotto la mia guida, semplicemente non riportare a Roma perché siamo all'Leicester adesso, comunque riportare da noi. E lui comunque potrebbe ricoprire tutti e tre i ruoli dell'attacco, in più è un trequartista naturale, quindi col cambio di modulo ci si trova anche bene. Tra l'altro, se riuscissimo a prenderlo, ma ne dubito, prima della partita contro il Manchester United, potrei anche pensare di farlo giocare titolare se non torna in tempo Mahrez. Comunque, qui intanto per il primo centrocampista di cui abbiamo chiesto informazioni, ovvero questo Gais, Johansen Gais, ci comunicano che partono da 22 milioni e mezzo, per Juzunovic partono da 16 milioni e mezzo, e lui è un centrocampista già più fatto che forse potrei pensare di acquistare, vediamo un po'. Potrei pensare di acquistare lui se poi prendiamo Pellegrini, perché se prendiamo lui è un giovane, forte, ma un giovane, e quindi un po' una scommessa. Se andiamo a prendere lui, costa di meno, è più anziano, tra virgolette, però è più fatto come giocatore, e ho visto anche dalle caratteristiche, e in più potremmo andare a prendere Lorenzo Pellegrini da far crescere. Abbiamo Odegaard, non ci dimentichiamo che abbiamo poi, cioè adesso ipoteticamente, abbiamo Odegaard che potrebbe anche fare il centrocampista all'occorrenza, anche se è il peggior ruolo secondo me dove inserirlo. Offriamo, vabbè, 3 milioni, in realtà siamo poveri, quindi no, 3 milioni un cazzo, lasciamo un milione. Juzunovic a questo punto, andiamo a fare l'offerta, a 16 milioni e mezzo, noi offriamo ovviamente 13, perché come al solito dobbiamo risparmiare. Voi ogni volta mi dite non fare il tirchio, è vero, però è anche vero che risparmi 3 milioni qui, 3 milioni lì, 3 milioni dall'altra parte, alla fine hai risparmiato 9 milioni, che non so, pochi. Stiamo arrivando alla fine di luglio, non ancora, perché arriva un'offerta per Iversen, accetta Bellerin, e quindi è il secondo innesto in difesa, quindi il secondo terzino che andiamo a prendere. Ci restano 35 milioni, 20 milioni spesi al bacio secondo me per Hector Bellerin. Dopodiché, allora, andiamolo a mettere titolare, e sono subito curioso di vederlo all'opera contro il Manchester. Stiamo rinforzando la difesa, questo è importante, molto importante, perché ci sono tutti i mezzi giocatori secondo me in difesa. Simpson comunque io gli darei fiducia, adesso vediamo dove andarlo ad inserire. Lazio invece accetta per Keita, ed era questo il giocatore di cui vi parlavo.
Quindi andiamo a offrire 60.000 euro settimanali a Keita Balde, che comunque è sempre molto economico nelle sue richieste, giocatore importante, e va bene così. Accetta il Werder Bremen intanto, questo è molto molto importante, solo che non abbiamo i soldi per pagare l'ingaggio di Junuzovic per il momento, quindi andiamo un attimo a sistemare lo stanziamento budget. È anche vero che io a inizio stagione la prima cosa che ho fatto è stata sistemare il dove cazzo sta intanto stanziamento budget. Ragazzi, io ho in crisi con queste nuove cose, aspettate un attimo. Allora, lì abbiamo finanze, che secondo me non riguarda nulla. Ragazzi, hanno tolto lo stanziamento budget, potrei anche impazzire. Forse è qui su finanze, profitto, movimenti, budget. Ah, ok, eccolo qua, a posto, a posto. Quindi togliamo un po' di roba qui. Hanno cambiato tutto, che è tutto bello esteticamente, però ci vuole un attimo di abitudine. Dicevamo che mi avete consigliato vari giocatori e che è molto importante tanto prendere questo di giocatore, ovvero Junuzovic, che sarebbe secondo me il prossimo titolare del centrocampo dell'Eister. Magari non subito, nel senso che io lo metto come giocatore importante, poi magari mi chiederà un ruolo più importante nel club. Spero di no, francamente, perché resto sempre in imbarazzo, come sapete bene. È anche vero che non me la sento di avere certezze su di lui, perché comunque non lo conosco, non l'ho mai. Non ci ho mai giocato e cose del genere, quindi meglio prima vederlo all'opera e poi parlarne. Mentre il Sassuolo e il Real Madrid intanto qui dicono che è troppo basso, entrambe le trattative sono troppo basse e quindi vabbè, offriamo sti 3 milioni per il Manchester, sì, scusate, per il Real Madrid più King, perché tanto se no non se lo comprano, non se lo compra nessuno. E poi Sassuolo 5 milioni, insistono, quindi offriamo 3 milioni e mezzo, trattiamo un po' con molta calma. Ma comunque avanziamo e finiamo questo mese di luglio che sembra infinito, infatti è infinito. Accetta lui, insomma, se siamo capiti, ancora Junuzovic, perfetto, ce l'ho fatta a dirlo. E Keita invece rifiuta, ma adesso ne parliamo un po'. Junuzovic accetta e mi fa molto piacere perché gli abbiamo dato un ruolo che è più basso rispetto a quello che lui aveva al Werder Bremen e quindi c'era un po' questo rischio. Comunque ci rimangono ancora soldi, questo è molto importante. E a questo punto andiamo anche a inserire lui sì nei titolari, ma a gestirci la trattativa di Keita, che a quanto pare voleva di più. Un altro obiettivo che abbiamo noi non è di certo l'Europa League che leggevate in grafica, intanto qui andiamo ancora a insistere su Lorenzo Pellegrini, non è sicuramente la trattativa che, insomma, quello che avete letto in grafica dell'Europa League, è invece un difensore. Consigliatemi un difensore qui sotto. Io avevo in mente Rudiger, ma purtroppo non possiamo prenderlo perché è appena arrivato di fatto a Roma, nel senso che la Roma l'ha riscattato dallo Stoccarda quest'estate. Accetta Keita Balde, e sono veramente Euforico. solo che, ragazzi, c'è un problema. Un grande problema. Se sapete come si fa, ditemelo voi, magari lo facciamo nel prossimo episodio, ma io qui non riesco a chiedere soldi alla società semplicemente perché mi sa che hanno tolto. Può essere anche che sto dicendo una cazzata, ma non l'ho proprio trovato, cioè l'ho cercato approfonditamente. Non trovo la possibilità di chiedere soldi alla società. Comunque, stronzate a parte, siamo arrivati al giorno più importante della nostra stagione perché da questa partita dipenderanno grandi cose. Perché se vinciamo, battiamo una grandissima squadra, il morale va alle stelle e possiamo fare una grande stagione, che potremo fare lo stesso anche se perderemo questa partita, però ovviamente in maniera un po' più complessa. Io la maglia del Manchester, ma un bel Forza Leicester ci sta, anzi, Go Fox, come sta tutto il tormentone dello scorso anno, bando alle ciance, andiamo a giocarci questa partita a Wembley. Community Shield 2016, Manchester United di fronte a Leicester City, l'atmosfera è quella delle grandi occasioni, buon pomeriggio e buon primo match dell'anno a tutti, squadre che stanno scendendo in campo in questo momento, un po' come il primo giorno di scuola, frase che sembra classica ma mai banale. Il Manchester di José Mourinho contro il Leicester di Federico Marconi. È tutta un'altra musica, è tutta un'altra vita. Saranno altre abitudini, saranno altri scontri, ma altre avventure fantastiche per rivivere le stesse emozioni e anche di più belle rispetto allo scorso anno. Questa è l'inquadratura, colpo d'occhio meraviglioso sulla Community Shield che speriamo di alzare alla fine di questa partita. Giochiamo contro un avversario fortissimo, ma anche noi vogliamo dimostrare di essere altrettanto forti e di avere lo stesso cuore della passata stagione. Inquadratura anche per Mourinho, che è molto concentrato, lui che è stato famoso nel nostro calcio, nel calcio italiano, per il triplete del 2010 con l'Inter. Questo è il Manchester con Romero tra i pali, Darmian, Bailey, Blind e Shaw in difesa.
Carrick, Schneiderlin a comporre il centrocampo con Martial e Mkhitaryan negli esterni, Rooney alle spalle di uno a caso, Zlatan Ibrahimovic. Vediamo come risponde il Leicester con Schmeichel tra i pali, Bellerin, Morgan, il capitano e Hoot ai due centrali con Alexandro a sinistra, centrocampo composto da Emerty, Drinkwater e Mendy e poi il tridente è quello pesante, Musa, Vardy e Mahrez. Questo è Ibra, questo è il direttore di gara Jonathan Moss, questo è Wembley, buon pomeriggio, buon match, buon divertimento, ora è davvero tutto pronto. Fischia l'arbitro, batte il Manchester, è finita l'attesa, si comincia. Quindi Ibra, da lì può anche pensare al tiro, poi finisce giù, c'è il primo calcio di punizione del match, Ibra subito pressato, ma è normale che sia così, ci vuole neanche un raddoppio, molto di più per fermare Ibra, ma lui a battere questo calcio di punizione. È pronto a partire col destro, gli si affianca Mkhitaryan, la rincorsa di Ibrahimovic, Schmeichel, il primo squillo dello United. Rientra sul mancino, vuole crossare, poi sbilanciato, palla per Vardy, al limite, può anche pensare al destro, Vardy, anche lui pressato, finisce giù, calcio di punizione. A Ibrahimovic ha risposto Vardy, una punizione conquistata per parte, questa però non la batterà il numero 9 che se l'è conquistata, ma la batterà invece un mancino specialista da lì, ovvero Riyad Mahrez, in barriera c'è anche Ibra. È pronto Mahrez, col sinistro, è proprio Ibrahimovic a deviare il tiro, poi si scontra col suo portiere, alla fine calcio d'angolo. 10 minuti e già due palle gol. Ora possesso a noi con Musa, che vuole andare a sinistra del sostegno di Alexandro. Grande palla geniale di Musa per il brasiliano che entra in rigore. Attenzione che c'è Vardy dentro, Alexandro la mette, occhio a Musa! Proprio lui fa 1-0, sblocca la partita al 21esimo. Leicester in vantaggio, l'errore clamoroso della difesa che l'ha lasciata lì e lui non può sbagliare. Leicester in vantaggio, l'assist più o meno è di Alexandro, in realtà è di Luke Shaw. E il gol dell'ex attaccante del CSKA col destro, fa secco Romero. Non segna Vardy, ma segna Musa, che nelle gerarchie non era neanche titolare. È arrivato Marconi, lo ha messo dentro ed eccolo qui, il mister che si sente ripagato da questo gol del numero 7. 1-0. A destra Mahrez, ma ci vede ancora molto bene Mahrez. Prova a centrarsi l'Algerino, palla che diventa buona per Bellerin, dal fondo Bellerin gioca dentro per Mendy, che arriva con un soffio di ritardo, è l'ultimo a toccare, il Leicester sfiora il raddoppio, Carrick che rischia un po' ma passa, Ibrahimovic, Carrick, dentro da Rooney, ricomincia da Ibra, troppo spazio, palla per Rooney, che calcia sul fondo, palla gol per lo United, scopertissimo il Leicester qui, porta palla e salta Mkhitaryan, quindi si appoggia ad Alexandro. Musa, va da Vardy, occhio a Vardy, pensa al destro, un bolide col pallone alto sulla porta di Romero, scalda subito il suo piedone, il capocannoniere della passata stagione e noi ci auguriamo anche di questa. È in vantaggio il Leicester in questo intervallo della Community Shield, non può che essere soddisfatto Federico Marconi, ma è ancora lunga perché ci sono minimo 45 minuti a giocare. Fuori da Mahrez che si appoggia a Drinkwater, occhio a Drinkwater, zona tiro! E il pallone alto sulla porta di Romero, ancora una volta, ha provato il numero 4. Schneiderlin, manovra avvolgente dello United. Schneiderlin sul secondo palo a cercare Mkhitaryan col sinistro! E arriva il pareggio del Manchester. Gran palla per Mkhitaryan che fa 1-1. Pallone che se non sbaglio è passato sotto le gambe di Schmeichel, rivediamo da questo replay. Palla geniale sul secondo palo e poi sinistro con non in maniera irresistibile Schmeichel che la tocca anche la palla sul secondo palo, 1-1 e allora tutto da rifare. Mahrez in pressione, gli porta via molto bene il possesso, attenzione a Mahrez che fa puntare il difensore, si tratta di Bailey, lo ha saltato, poi arriva anche Drinkwater, palla ancora per Musa che se lo divora, era solo di fronte a Romero ed è riuscito a sbagliare, un errore clamoroso di Ahmed Musa. Arriva, attacca comunque ancora il Leicester con Albrighton, da lì al centro non c'è nessuno, il cross arriva per l'inserimento di Juzunovic, esce Romero, va con un intervento splendido, quasi alla Nainggolan, ma Juzunovic anche se la riprende bene e manda in porta Vardy, attenzione a Vardy che rientra, calcia a giro, Romero a terra, salva lo United. Fischia tre volte l'arbitro, si andrà ai tempi supplementari in questa Community Shield 2016, al gol nel primo tempo di Ahmed Musa, risposto nella ripresa, Mkhitaryan è 1-1.
Si andrà invece ai calci di rigore, perché non lo sapevo, perdonatemi, ma nella Community Shield a quanto pare non ci sono i supplementari e quindi si va alla cosa più brutta che volevo evitare, anche perché sono cambiati i rigori, come sapete, su FIFA 17. Devo ancora capire benissimo, cioè so come si tirano, però devo ancora, non ho molta confidenza. E quindi, dopo la finale di Champions League, che ha fatto sorridere Marconi, adesso la finale di Community Shield. Parte il Manchester con Mata, sinistro, rete, rigore perfetto. Vardy, risponde Romero. Tocca Herrera, destro di Herrera, rete. Quindi il Manchester si porta sul 2-0. Ora Mahrez, sinistro, non ci credo. Si mette male Pogba e Schmeichel c'è col pallonetto di Pogba. Ora Juzunovic, che è entrato benissimo in partita, per riaprirla. Juzunovic non sbaglia, l'ex centrocampista del Werder Brema. Ora Rashford con Schmeichel che lo deve ipnotizzare. Parte Rashford e segna un gol pesantissimo, perché non può sbagliare Bellerin. Poi deve parare Schmeichel. Non sbaglia Bellerin. E quindi noi il nostro l'abbiamo fatto. Adesso l'uomo che ha salvato il Manchester, Mkhitaryan. E il Manchester vince la Community Shield con rigore e la doppietta virtuale di Henry Mkhitaryan, dopo il gol che aveva segnato l'1-1 a inizio secondo tempo. Adesso arriva quello più importante dal dischetto, quello che ci fa perdere questa prima partita dell'anno contro un avversario forte. Comunque applausi al Manchester di Mourinho, ma comunque applausi anche all'Leicester di Marconi, che meritava qualcosina in più nell'arco dei 90 minuti. Non vi dico di vincere la partita agevolmente, ma sicuramente meritava di segnarlo qualche gol in più, per quello visto soprattutto nel primo tempo. Le partite sono così, il campionato sarà molto difficile, ragazzi, perché la Premier è un campionato molto tosto. Lo vedremo. Adesso comunque senza rancore assolutamente e con tranquillità andiamo a vedere questa premiazione del Manchester, che ripeto ci può stare perché sono veramente molto forti oggi, però ripeto meritavamo qualcosina in più e quindi questo sta a significare che sarà un bel campionato, sarà un campionato dove non vincerà sempre la più forte, dove bisognerà cogliere qualsiasi tipo di errore delle squadre, come oggi delle difese avversarie, dove noi abbiamo segnato su un errore loro in difesa, dove gli errori dovremo farne veramente pochi.